Claudio Borghi, responsabile economico della Lega, benvenuto, buongiorno Borghi. Buongiorno. Allora, le riassumo, lei non ha ascoltato il professor Piga, suppongo, dire, guardate, questo governo, non dico che abbia sbagliato tutto, ma insomma, doveva dire all'Europa che il fiscal compact, come hanno espresso le commissioni, in sostanza quasi tutti i partiti del nostro arco parlamentare, non vanno bene per un paese che ha conosciuto questa crisi. Dobbiamo investire molto di più in investimenti pubblici e anche in spesa per la pubblica amministrazione, che a sentire i dati del professor Piga vede 49 persone su 1000 impiegate nella pubblica amministrazione, che è una cifra nettamente inferiore a quella francese e tedesca. Insomma, invertire completamente l'approccio che hanno tenuto i governi sin qui. E poi ha sentito il professor Lupi, invece, strategie e terapie rispetto alla profondità del cuneo fiscale. Professor Claudio Borghi, come la pensa lei? E poi sentiamo Adriana Cerretelli, che ci riporterà forse al realismo degli occhi di Bruxelles e Berlino. Borghi. Ma vede, a me sembra che ogni volta che si parla di tasse, pensare di risolvere la questione con altre tasse, come ho sentito dire dal professor Lupi, che peraltro saluto, non è mai funzionato. Ma scusate, basta andare a vedere lo storico. Questa cosa che bisognava alzare le tasse sulle rendite e saremmo stati a posto, ce l'avevano già detta quando le rendite sono state aumentate. Avete visto un miglioramento? Cioè, quando il fatto di far passare la tassa sui risparmi, perché io preferisco chiamarla così, da 12,5 a 26, ci ha risolto qualche problema o ha ridotto il gettito? Ha ridotto il gettito, i numeri sono lì da guardare. Per cui non capisco però perché ancora si pensi di dire che io, aumentando le tasse, che qualsiasi, in questo momento il nostro livello di tassazione è tale che un qualsiasi tassa noi aumentiamo, il gettito si riduce. Io sono straconvinto che il primo problema che noi avremo davanti come legislatori, no, da risolvere, e già si comincerà a lavorare sul DEF. Ricordiamo che Borghi è stato eletto con la Lega, questo ricordiamo. E sono anche membro della commissione speciale, sì, che quindi sì, è quella incaricata di trattare il DEF. Cominceremo il 2, no, di maggio l'esame anche del DEF. Io sono straconvinto che, come è successo in passato, un aumento dell'IVA porta un calo del gettito. Perché se noi adesso facciamola semplice, no? Perché non è che stiamo parlando di formule astruse. Prendiamo l'Italia com'è adesso. Sì. Se noi all'Italia com'è adesso, quindi con tutte le fragilità e con questa crescita assolutamente minimale e oltretutto trainata dall'estero, che noi stiamo vedendo, se noi alziamo le aliquote IVA, ma secondo voi sarà la crescita economica aumenterà o peggiorerà? Dato che gli italiani mettono nella spesa tutto quello che possono, diciamo, in certi casi anche quello che non possono, perché tutti vedono bene com'è la situazione, non è che i risparmi stanno accumulando, che la ricchezza sta aumentando, via. Quindi, dato che diciamo quello che spende per mangiare. Se io tasso di quello che uno spende per mangiare, è evidente che uno mangerà di meno, perché non può fabbricare del denaro, no, in aggiunta. Borghi, mi permetta, non è molto chiaro, su Adriana Cerretelli, di entrare in una complicatissima discussione sul fisco in Italia, perché da lei, che corrispondente da Bruxelles per l'Europa del Sole 24 Ore, editorialista del Sole 24 Ore, vorremmo invece lo sguardo europeo rispetto, non dico alle miserie italiane, ma alle difficoltà italiane, sì, di un DEF tecnico che è stato presentato ieri dal governo. Quello che fa riflettere alla luce dell'OCSE, alla luce di quanto dice l'Europa, è il fatto che, tasse o non tasse, forse i problemi sono più strutturali, cioè un'economia, un paese, un sistema paese che non funziona, che non si è modernizzato, che non si è adeguato, al contrario appunto della fascia periferica dell'euro, dove le riforme sono state fatte e infatti hanno premiato chi le ha fatte. E la situazione è un po' questa.
L'allarme sull'Italia riguarda proprio il problema strutturale Italia, che è certamente il debito, debito che è riflesso dei problemi irrisolti che fanno sì che la crescita sia il fanalino di coda in Europa e che dunque il debito diventi meno sostenibile rispetto alle potenzialità della nostra economia. E questo naturalmente è qualcosa che dobbiamo cercare di risolvere al più presto con il nuovo governo, altrimenti secondo me in vista in questo momento i mercati ci danno una tregua, in vista, perché tutto sommato voglio dire la situazione tiene, è sostenibile, ma poi quando arriveranno le ricette di cui si è parlato in campagna elettorale, che apparentemente speriamo siano dimenticate, quando arriverà una svolta, con che potere negoziale noi andremo a negoziarla? Questo è il punto. Adriana, permettimi visto tu dici la coscienza sporca, uso un'espressione un po' insomma, rispetta ai nostri conti. Abbiamo un minuto, Claudio Borghi, se riesce. Io sono meravigliato veramente, la coscienza sporca, ma tutti questi paesi che sono quelli in questo momento i più virtuosi e da cui vengono quelli che ci fanno la lezione, ma scusate, ma qualcuno, ogni tanto è un periodo che dico questa cosa, ma qualcuno si ricorda quando è stata l'ultima volta che la Francia ha fatto pareggio di bilancio? Qualcuno, però ha un debito pubblico che è la metà del nostro. No, non ha il debito pubblico che è la metà del nostro, assolutamente. Veleggia verso il 90%. Vabbè, però è molto inferiore al nostro. E in ogni caso non c'entra niente, perché allora non ho capito il Giappone, che invece c'era il doppio del nostro, e non venitemi a dire che c'erano tutti i giapponesi, perché non c'entra assolutamente. Ma non è così, perché non c'entra assolutamente nulla chi possiede il debito pubblico. Non c'entra niente, perché uno lo vende, cioè se un debito diventa pericoloso, come incautamente succede nell'area euro, lo vende il giapponese, lo vende l'italiano, ma soprattutto, scusate, ripeto, la Francia ha fatto per gli ultimi 10 anni sempre deficit superiore al 3%, gli unici che fanno avanzo primario siamo noi, la Spagna, che mi sembra che sia assolutamente avviata a avere il debito pubblico uguale al nostro, eppure continua costantemente a fare deficit di bilancio del 5%. Guardi Claudio Borghi, è un tema troppo importante e interessante, devo dire, per lasciarlo qui, torneremo a parlarne. Claudio Borghi è responsabile economico della Lega, è stato anche eletto con il centrodestra.